In principio, Dio creò il cielo e la terra. Dio disse: sia la luce, e la luce fu, e separò la luce dalle tenebre, e chiamò la luce giorno, e le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, primo giorno. Dio disse: sia il firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. E così avvenne, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte. Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi. E uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie. E così avvenne. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio la creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. Thank you.
Allora, l'artista che tra poco vedremo su questo palco è uno scrittore e un pittore siciliano. Nasce a Caldera nel 1954. Nel 1972 si trasferì a Milano per frequentare la Scuola Superiore Arte del Castello Sforzesco. Si diploma nel 1976 in pittura decorativa, sotto la guida del maestro Baragatti, e in tecnica d'affresco. Frequenta il corso dell'Accademia Brera e si diploma in studio della figura nel 1980. Nel 1984 si trasferisce in Sicilia e continua la sua attività artistica, per poi ritornare nel 1991 in Lombardia, stabilendosi nella pittoresca Luino, sul Lago Maggiore. Apre il suo studio e segue la ricerca artistica, tendente all'espressionismo e al surrealismo, occupandosi anche di restauro di affreschi. È considerato dalla critica il più importante impressionista italiano vivente. Le sue opere sono state esposte nelle più importanti città italiane ed europee: Milano, Roma, Bologna, Torino, Palermo, Genova, Londra. Innanzitutto vi porto il mio saluto e con vero piacere saluto Barcellona, i cognomi di Barcellona. Saluto tutti voi. Un caloroso saluto all'amministrazione. E un vero saluto anche a Michele Monteleone, presidente della Fondazione Arte. All'onorevole Greco, il saluto degli Arte è il mio. Il saluto di Atene il mio ad Angelo Pari De Pino. A Tindaro Saporito, il mio carissimo amico, maestro, dal dire di Arte, impariamo a dipingere l'universo, impariamo ad amarlo. Se così è dalle sacre scritture, che siamo gli unici esseri intelligenti ad abitare l'universo, forse non ci rendiamo conto del danno che stiamo creando alla terra, l'odio che scorre tra noi che pensiamo a costruire armi pronti a distruggere ogni cosa, noi ingordi di potere, noi chi siamo? Perché noi siamo impegnati ad ascoltare il nulla, l'antagonista dell'infinito, Dio. Separiamoci dai distruttori e impegniamoci a dipingere l'universo e ad amarlo, e soprattutto a non ascoltare i distruttori, i creatori delle guerre, i fedeli del nulla. Noi gridiamo alla gloria della lealtà, che è il volere di Dio, e non alla slealtà, che è il volere e l'insidia del nulla. Durante l'udienza che Arte ha avuto con Dio, chiese il consenso di poter entrare nel suo creato, di poter dipingere ogni cosa, il tutto, di poter dipingere l'universo. In questa magica sera, io, Santi Sindoni, unico ed unico allievo della Musa Arte, mi presto, come sempre, a servirla e mi impegno con tutte le mie capacità a portare a compimento quanto lei mi ispira. In questa splendida sera farò di tutto affinché possiate viaggiare con me nei meandri e magici confini dell'universo. Buon spettacolo.
Alessio Alessandro. Thank you.
fino a te, che io sono re, questa è una spada, tu sei un soldato. Facciamo finta che io mi addormento e quando mi sveglio è tutto passato. Facciamo finta che io mi nascondo e tu mi vieni a cercare, anche se non mi trovi, tu non ti arrendi, che magari è soltanto che mi ha cercato, non posso sbagliare. Facciamo finta che io non mi spavento quando arriva la fine, e prima o poi capita. Facciamo finta che chi fa successo se lo merita. Facciamo finta che sono un eroe e che posso volare e sconfiggere il male. Facciamo finta che sei diverso e che malgrado questo non ti voglio ammazzare. Facciamo finta che posso schioccare le dita e magari un istante sparire, e tutto quello che io cerco e poi non vedo da te. Facciamo finta che torno a casa la sera e tu mi vieni a cercare sul nostro divano blu. Facciamo finta che poi ci abbracciamo e non ci lasciamo. Grazie. Allora, leggo una lettera. Una lettera per il maestro Santi Sindoni da parte di Nino Sottile Zungo. La performance realizzata oggi nella piazza di Caldera, contrada dove Santi Sindoni è nato e vissuto da giovane, dal titolo emblematico L'origine del tutto. Titolo che sembra mutuato da un Atlante di cosmologia, o se volete dal primo libro della metafisica di Aristotele, è un atto ulteriore nel processo di spiritualizzazione che presiede la sua pittura, ed è venuto così assumendo la gravità e l'unzione di una liturgia. Qui, in questa plaga marinara, durante i suoi risvegli, nella sua dimora, a ridosso della spiaggia, carezzato dall'alba, ha imparato a scrutare le sette sorelle, le isole Eolie, l'infinito del cielo e del mare. È come se lo sguardo di Santi, sottile, spioncino, socchiuso nella finta astrazione del viso, riuscisse a scoprire dietro l'arroganza delle apparenze le angeliche linee di forza, gli scheletri portanti dell'universo, coperti da colori come gli scogli dai flutti. È come se l'artista riesca a sorprendere nelle viscere profonde dell'essere la cifra ultima d'ogni trasalimento e morte e risurrezione di cellula. Egli, come Lao Tse, sa che il genitore di ogni forma è l'informe,
Sulla vertiginosa lavagna del vuoto va rintracciando l'origine del tutto, l'invisibile che governa ogni visibile. Le arsi e le tesi di una scansione celeste sono grumi di colore che si sciolgono, molli materie, reticoli, filamenti, ghirigori, molecole innumerevoli, essenze che si chiudono con un ritmo che simula il respiro delle maree. Quanti di energia che tornano su se stessi per inseguire all'infinito la propria dorata perfettibile perfezione, nel visibilio dei vuoti e dei pieni, nel processo di rarefazione e di addensamento, appaiono a chi li guarda, ora strutture supreme d'atomo, ora pitagorici numeri d'oro, secondo cui si muove il mondo. Per questa visione alta e altra del mondo, questo rito che allude a un religioso commercio con l'invisibile messo in scena qui, stasera, dinanzi a noi, dobbiamo noi tutti essere grati a Santi Sindoni. Facciamo un applauso! Thank you.
un'altra lettera che arriva direttamente da Lisbona, Andrea De Liberis, un critico d'arte. Un saluto caloroso alla città di Barcellona, che ho avuto modo di conoscere nel 1999, quando organizzai tramite la mia associazione delle mostre estemporanee di pittura a Spadafora e Palermo. L'occasione di riaprire un contatto con questa bella città della Sicilia si è rappresentata ora, grazie all'eccellente energia di un artista che ho avuto il piacere di conoscere recentemente, il maestro Santi Sindoni. Questo artista è riuscito a trasmettermi con le sue opere, gran parte rappresentate da figure e volti, una sensazione rara attraverso soggetti immersi in uno spazio senza tempo, ponendo l'attenzione al mistero della vita in cui solo l'arte vera può offrirci e solo un maestro come Sindoni può invocare. La sua arte è rinnovatrice dello spirito universale che penetra e rappresenta ognuno di noi e ben espressa in questa serie pittorica, permettendoci di analizzare questa novità culturale in una chiave di lettura senza precedenti. Al centro di questa espressione pittorica vi è l'uomo apparente perso che tenta in ogni modo di ritrovare se stesso e i valori per i quali vale la pena di vivere. È certo che l'interesse artistico rilevante in questa occasione si risolve nella realizzazione diretta di una sua opera davanti a un pubblico particolarmente coinvolto in questa performance, del tutto inconsueta, e seppur spettacolare rimane un atto rituale nascente dalla religiosità, in cui l'artista nell'atto creativo si trasforma in sacerdote. Un augurio che questa performance realizzata da Sindoni a Barcellona possa rimanere indelebile nella sua attività artistica, mossa da una passione che il maestro ha dimostrato di possedere, accompagnata da una fede mistica che rimane l'essenza più alta dell'arte. Andrea De Liberis. La bella vita.
Thank you.
capitato che durante la lavorazione il gioco di colore ha creato un'aquila. Eccola qua. E alla fine sembra quella che... Il potere dell'aquila in questo, nell'opera, ha il contenuto di trasportare, di portare l'universo in espansione, di portare l'universo in giro per lo spazio, attraverso il tempo. Perciò mi metto da questa parte, noi vediamo l'aquila con le ali aperte, un'estremità appoggia su una parte dell'universo e così via anche l'altra, l'estremità dell'ala, e muovendo le ali noi vediamo il rapporto dell'universo che si muove e viene trascinato verso lo spazio attraverso. Universale. Che cosa intendo dire? Abbiamo avuto la possibilità, cioè dire l'infinito, Dio in questo caso ci ha concesso attraverso il potere di Ampè di poter ritrarre l'universo. Per un istante. Quindi noi abbiamo avuto questo tempo, che un istante, che cosa intendiamo noi per un istante? Non ha né inizio né fine un istante. E abbiamo, cioè nell'arco del tempo di questo istante abbiamo realizzato, abbiamo ritratto l'universo. Hanno un vero e proprio obiettivo. Questa sembra un'arte più soffice, più, come dire, più da salotto, ma non lo è. Cioè, mentre il figurativo, per meglio dire, e diamo il termine giusto, della corrente, la psicomateria è mirata esclusivamente su quelli che sono i disastri della guerra, le insidie della slealtà o dell'illealtà, mi piace di più così il termine, il vocabolo. Mentre questo invece ha un senso più, come dire, più da salotto, più decorata, più meno drammatica. Qui dipingiamo l'universo, qui dipingiamo la cellula, ritraiamo l'universo, ritraiamo la materia, ritraiamo l'antimateria, ritraiamo la cellula, ritraiamo l'anticellula. Questo è il contenuto di quest'arte astratta. C'è stato un critico che ha definito questo tipo di pittura, vabbè, cioè visto che ritraggo la cellula, l'iperrealismo della cellula. Ma usciamo da questo contesto ora e entriamo in quelli che sono i valori, uno della psicomateria, che come ti ho detto prima è quella figurativa, l'arte figurativa, l'arte che parla di guerra, l'arte che parla del disagio, delle insidie della guerra. Questa invece, va bene, che è il microcromatismo, raffigura un concetto più raffinato, più elaborato, più sviluppato su quelli che sono i valori della natura, quindi del creato, il tutto, Dio in sé per sé a tutti gli effetti.
mentre l'uomo, e attenzione a questo, mentre l'uomo, l'umano, è impegnato per la sua ingordigia di potere a distruggere ogni cosa perché deve comandare, perché deve avere questa forma di supremazia, quasi quasi vuole paragonarsi a Dio, e distrugge, cioè e fa guerra, combatte in maniera illeale, pur di avere il dominio, lo saluto di quale cosa, di quale oggetto o di quale funzione. Io ancora questo non lo faccio. Io invece, tanti signori, all'incontrario, non faccio altro, mentre, cioè, non faccio altro che ritrarre l'universo e dire a quest'umano che è così interessato a distruggere, vabbè, attraverso le guerre, a distruggere attraverso queste armi sofisticate ogni cosa, io invece dico, va bene, creiamo e amiamo l'universo, rispettiamo l'universo, rispettiamo questo universo che ci ospita, rispettiamo quello che Dio ha creato, perché noi siamo niente e nessuno per poter toccare il valore di Dio. Cerchiamo di farci amare e non di farci odiare. Ai creatori delle guerre dico, va bene, che è giusto che la finiscono di creare, va bene, problemi a chi guerre non vuole e a chi cerca semplicemente un senso di pace, un senso di benessere. Questo è quanto posso dire. Perciò queste cose penso. Rappresentare l'istante è qualcosa di veramente unico, qualcosa di veramente particolare, qualcosa di veramente attento, perché quando si parla dell'istante non c'è né tempo e né spazio. Tutto è infinito. Quando ho realizzato quest'opera ho guardato semplicemente l'istante, ho guardato semplicemente il momento in cui ho realizzato l'opera. Che cosa intendo il momento in cui ho realizzato l'opera? Il momento proprio, il momento dell'anima, il momento della ricerca, il momento del soggetto, il momento di quello che io ho fotografato osservando l'universo e poi l'anima lo ha modificato affinché io potessi manualmente realizzare l'opera. Questo è il contenuto di quando io travaglio, di quando io realizzo l'opera. C'è movimento, c'è dinamismo, così come in quello ovviamente, no? Va bene, perché è questo. Allora, se l'universo non ha una funzione dinamica, che l'universo è, va bene, ma tutto quello che dipingo deve essere dinamico, anche l'arte figurativa non è statica. Attenzione però, non voglio che entriamo in qualche situazione, cioè non voglio che questa mia affermazione del dinamismo sia un rapporto con autori che invece sono statici, perché se noi pigliamo per esempio la metafisica è statica, va bene, però è una staticità che appartiene all'arte, pigliamo per esempio Carrà oppure De Chirico, se noi la piazza di Dario di De Chirico è statica, è una cosa veramente, pare che è immortalata lì, fermo, boom, è un blocco unico, va bene, perché quello deve essere il contenuto di quel tipo di arte.
come Sironi per esempio, no? Noi guardiamo le opere di Sironi, sono monumentali, sono statiche, sono forti, sono veramente opere gloriose, va bene? Ora attenzione, cioè, ci sono le due differenze tra quelli che sono i valori dell'arte statica, va bene, e quelli che sono i valori dell'arte dinamica. Io per esempio cerco il valore dinamico, anche il mio figurativo, le persone, i ritratti, le figure che realizzo attraverso il rapporto col colore, così, con la linea, hanno movimento. A me piace cercare il movimento, proprio questo è il senso. Quindi a maggior ragione quando faccio questo tipo di arte, il microcromatismo, quando realizzo l'universo, quando ritraggo l'universo, il creato di Dio, oppure quando ritraggo la cellula in sé per sé. Perciò la cellula si deve sentire la forza del respiro, si deve sentire la forza del movimento, quindi l'universo deve avere movimento. In questo caso noi vediamo veramente il potere dell'aquila, di questa aquila, che è uscita fuori casualmente. Ma perché doveva uscire fuori? Non è casuale, doveva venire fuori, c'era, e di conseguenza l'ho tirata fuori. Ecco il discorso. Involontariamente, va bene, attraverso l'anima, attraverso il pensiero dell'anima è uscita fuori l'acqua. Perciò questo movimento. Quest'aquila che poggia su un'estremità dell'universo, va bene, e così anche l'altra ala, questa, va bene, che poggia su questa cellula, va bene, e il movimento delle ali, così, dell'aquila, danno sì che l'universo viene trasportato verso gli infiniti spazi, attraverso il valore del tempo. Niente è casuale, tutto ha una sua logica. Tante volte mi capita così di distruggere delle opere perché l'effetto non viene, come dire, non mi dà il contenuto che io cerco, e di conseguenza viene distrutta l'opera. Sai, come il fotografo, no? Fa le foto, va in giro con la macchina fotografica scattando delle foto, poi entra in camera oscura e si accorge che una foto gli è venuta sfocata e la toglie. Così è l'artista, va bene? Cioè capita che tante volte le foto che sono incamerate nell'anima, va bene, quando vengono proiettate così sulla tela o sulla superficie da dipingere, tante volte non riescono, sfogano e di conseguenza li cancello. Oppure può capitare che ci sono dei particolari bellissimi e allora cerco di lavorare sull'opera, va bene, ed ottenere i risultati che mi soddisfano, che vanno bene per la mia sensibilità. E invece altre volte l'opera riesce proprio a primo colpo, a primo effetto. Così come queste due opere sono riuscite, va bene, a primo effetto, così. Sono stato bravo in questo caso, per modo di dire, semplicemente, vabbè, o forse meglio dire Artena, ma non di Artena, il valore di Artena. E quante volte dico sempre che mi ha rovinato, mi hai rovinato la vita, perché io volevo fare altro, volevo essere libero, volevo fare qualunque altra cosa, ma non quella dell'arte, perché alla fine che cos'è l'arte? Cioè, vedi, questa continua tortura. E allora, così come disse Michelangelo, vabbè, estasi e tormento. Semplicemente un puntino in tutto
quello che è Marco Cosmo e poi il mio pensiero. Ecco, il mio pensiero vuole in un certo qual modo rispettare il valore di quello che Dio ha creato. Vuole semplicemente amare Dio a tutti gli effetti. Va bene? E cerco di dipingere il suo operato, di ritrarre il suo operato, di cercare veramente, attraverso la mia sensibilità ovviamente, attraverso la mia umile esperienza di fronte all'arte, perché vorrei trovare chi può sentirsi veramente capace di realizzare arte. L'arte, secondo me, secondo quelle che sono le mie considerazioni, l'arte e la scienza sono nati con l'universo e noi, va bene, siamo dei prescelti, ma sempre umili personaggi che cerchiamo gli artisti ad ogni modo a ritrarre o a descrivere attraverso le funzioni letterarie o le funzioni della prosa, così come un musicista, va bene, suona gli echi così che il cosmo trasmette. E i pittori invece cercano di ritrarre attraverso il gioco di colori, va bene, quelli che sono i valori. Cercano semplicemente di imitare, va bene? Perché è impossibile poter raggiungere il creato di Dio. Sai cosa gli dico? Che io alla fine su un'opera non ci lavoro più, non perché l'opera è completa, perché l'opera rimane sempre incompleta, ma perché non so più quello che devo fare. E allora ecco qui la sfida. Continuo a dipingere, continuo a fare ricerca attraverso l'arte perché un giorno, vorrei dire, ho realizzato un'opera. Cosa elevatamente impossibile, perché questa parola io non la dirò mai, perché non sarò mai in grado di realizzare un'opera a tutti gli effetti. Questo è quello che veramente vale. Però perciò quindi continuo a dipingere, perché qualora quando io dovessi dire che ho realizzato un'opera, allora ho finito. Non ho più nulla da dire. E non avere più nulla da dire significa essere sconfitti. Così è. Thank you.
Io non mi sento materialista perché mi sento proprio più che altro un idealista. E inerente all'idealismo dico pure, se non esistesse l'uomo, ma per meglio dire, se non esistesse l'intelligenza, una forma di intelligenza, esisterebbe l'universo?